ragazza meravigliosa. Beh, la nostra Giulia tra poco la presenterà, però signore e signori, io vorrei intanto dare il benvenuto e un saluto ovviamente a questa bellissima, attesissima finale, a colei che l'anno scorso si trovava proprio qui e che ha vinto questo meraviglioso titolo. E quindi chiedo un grande applauso per Miss Aurora 2021, Emma Vaterne. Thank you.
felicità. Lina Russo, Miss Corner Marathon. Giovanna Zuanazzi, Miss Radio Net Sound. E dalla quarta selezione, Teona Aulaliti, Miss Aurora. Elena Porta, Miss Studio Lusso di 2000. Giulia De Battista, Miss Foolish. Alice Recini, Miss Carrozzeria Signorato. Alessandra Deste, Miss Autoscuola Fast. Le nostre ragazze qui in Villa Ducale, quindi io vorrei un applauso per Villa Ducale per questa serata meravigliosa, ma per aver accolto queste ragazze davvero con la gentilezza e la professionalità di uno dei più belli hotel e ville che abbiamo nella Via del Brenta. Io ovviamente l'altro applauso ve lo chiedo, è un grande grazie, va a Malala Tabacco, il turno della Congiunga, metti i denti per aver organizzato anche quest'anno Miss Aurora. A questo proposito è un orgoglio per noi aver avuto l'appoggio del Consorzio Ville Veneti, quindi grazie davvero al Consorzio per aver accolto questo progetto importante dedicato alla bellezza e non solo delle ragazze, alla bellezza veramente del nostro territorio. Quindi questo è un grande orgoglio per noi da due staff di professionisti, quello di Pigri Acconciatori e quello di Carlotta Meo. Quindi vorrei un applauso per Giulia Conselvan, Anna, Daria e Naomi per quanto riguarda ovviamente Briche Pigre Acconciatori, perché le hanno rese ancora più belle con questa acconciatore. Questa sera sono meravigliose le ragazze. E anch'io sono passata un po' dal piacere. Ho fatto una puntatina. E poi un altro grazie va allo staff di Carlotta Meo, una bravissima make-up artist che insieme alle ragazze e al suo staff Arianna, Elena e Emanuela hanno davvero abbellito queste ragazze che anche se sono a questo sapore sono meravigliose per una serata speciale. E quindi siccome sarà il giudizio della nostra giuria questa sera a decretare colei che è la più bella tra le belle, volevano essere effettivamente le più belle di tutte. E quindi un grazie va anche a tutti i partner, abbiamo citato ovviamente Telecittà perché siamo in diretta, ma ovviamente un grazie va anche a Gini Ferro Team, è lì dietro, vero? Sì, è lì dietro, Marietto! Andiamo a salutare anche Mario perché siamo con Gini Ferro Team, è stato anche in diretta, ieri lo shooting che è stato realizzato, sono stati dei giorni molto molto intensi, ma siamo in diretta anche su Radio Venezia Sound, giusto Renato? Quindi anche
anche tutti gli amici ascoltatori di Radio Venezia Sound ci stanno ascoltando. Un grazie va agli amici di Qualcomm Veneto che ci hanno accompagnato lungo tutto il percorso di Miss Aurora. Un grazie anche all'appoggio di Red Force. E poi Pina Gialla, perché queste ragazze, dovete sapere che appena arrivate hanno fatto subito una bellissima lezione di kayak, bambini, poi parleremo anche di questo. Un grazie va ai veleggiatori, Judy Store, Seabox Studio Graphi. Un grazie va anche a DR, a Foolish, che ha realizzato il nuovo bikini per Miss Aurora, poi ovviamente avremo una bellissima sfilata che ci regalerà Federica e tutta la sua passione per lo sport e per la moda. Un grazie va a Extension Lifestyle, perché oltre a Pitri questa sera, beh, io indosso veramente, mi indosso bene, Anna. Indosso bene queste extension, perché poi ovviamente il tuo salone, parleremo meglio anche nell'arco della serata di cosa si occupa. Venezia Moto, Fashion Food, Studio Lusso di Tumilia, poi avremo una bellissima sfilata di moda. Emotion, Sport, Venezia and More, vabbè, qui andiamo davvero una punta di, vabbè, che assi. Diamante, e poi parleremo anche di questo e del padre, del bellissimo mondo dello sport. Un grazie va a Pinky, Sarto e dei Doji, Mago a Venezia, che poi conosceremo ovviamente con le bellissime sfilate di moda, Autoscuola Fast, il centro estetico Alter Ego, tutti i gioielli italiani che hanno realizzato la corona per la Miss Aurora 2022, Full Glass Murano invece per il meraviglioso centro, quindi grazie va a Michael. Grazie ma anche all'appoggio del Borghiello, perché? Perché ci sarà un bellissimo tour attraverso la linea del Brenta sul Borghiello per far conoscere ancora di più a queste ragazze la bellezza del nostro territorio. Azienda Agricola Lipon, che omaggerà Miss Aurora con un magno, un ribolla gialla spumantizzata e Dulcis in fondo, beh, non poteva mancare anche la comunicazione, quindi grazie ai loro desk che parlerà di questa serata. E qui abbiamo ovviamente Massimiliano e la nostra giuria, ma che poi racconterà attraverso questo, questo metodo di comunicazione che è molto importante del loro desk, racconterà di cosa è successo qui in Villa Ducati. Allora, abbiamo nominato tutti i partner, adesso però ovviamente ringrazio e saluto anche coloro che collaborano e hanno collaborato in questi tre giorni. Io saluto il fotografo Dino Giuliani, che questa sera raccoglierà la bellezza di queste ragazze, le immortalerà e poi rivivremo i ricordi attraverso le tue foto. Un saluto, grazie a Davide Conte, grazie Davide, perché hai fatto uno shoot ieri, vero, con le ragazze, uno shoot fotografico? Ci sarà, va bene. E poi il nostro DJ Nicolò, che ci delizierà con ovviamente della buona musica. Io saluto però e ringrazio anche lo staff che questi tre giorni si è preso cura delle ragazze, quindi un grazie va anche a Leonardo De Grandis, personal trainer, li hai messi un po' così sotto torchio, visto che hai fatto anche delle domande abbastanza cattivelle, però molto parate, preparatissime. Abbiamo fatto squat, ci siamo tenuti in forma, erano tutte brave. E poi abbiamo, vabbè, la nostra Carlotta Aldighieri, che adesso è nel dietro le quinte, che salutiamo perché lei è insegnante del corso di portamento, anche in questi tre giorni si è data da fare con le ragazze, quindi gli ha dato le ultime indicazioni per arrivare pronte a questa serata. E poi, come dicevamo appunto, per quanto riguarda pure Pitri Acconciatori e il make-up Carlotta Meo. Un applauso davvero a tutte queste persone, perché voi vedete solo questo, ma dietro c'è tanto di lavoro, non solo di questi tre giorni, di mesi e mesi. Pensate, vi faccio un piccolo spoiler, dopo la manovra si cazzo, ma sta già lavorando all'edizione di Miss Aurora 2023, quindi pensate un po', quando abbiamo concludere questa, ma già ci proiettiamo in avanti. Un ringraziamento va anche a Asia Genovese, che qui ha curato dietro lo script, grazie Asia. Ve lo spiego brevissimamente, ci saranno quindi due uscite, la prima in abito elegante, la seconda in bikini. Nella prima uscita ci sarà il voto visivo, quindi la nostra giuria attraverso delle carte darà la propria votazione. Nella seconda invece il voto sarà segreto, quindi si annoteranno le rispettive votazioni e poi ci sarà ovviamente la somma che decreterà le 10 fasciate. Ebbene sì, quest'anno abbiamo 10 che comunque riceveranno una fascia e una che avrà
il piacere e il compito di avere il titolo di Miss Aurora 2022. Siamo pronti, iniziamo quindi con la prima uscita in abito elegante, la numero 1, Sammy Salvador. Complimenti Maya, un bel applauso! La nostra scrivente di maestre. E andiamo con la terza, la numero 3, Linda Bosco. Complimenti, un applauso per il nostro. Andiamo avanti adesso con la numero 4, Miriam Berry. Complimenti, contentissimi per Miriam Berry. E noi andiamo avanti con la numero 5, Gaia Zane. Complimenti, complimenti anche a Gaia, che vedremo più tardi, e ora andiamo avanti con la numero 6, Giovanna Zuanazzi. Complimenti anche a Giovanna Zuanazzi. Andiamo avanti con la numero 7, Alice Radicini. Oh, grazie Nico per il supporto e grazie ovviamente anche alla nostra Alice. Andiamo avanti con la numero 8, Irene Rinosto. Complimenti Irene. E noi adesso continuiamo con la numero 9, Beatrice Busetto. Andiamo avanti con la numero 10,
Un applauso anche per Teona. Ora Ricci. E adesso il momento della numero 11, lei è Carlotta Scarpa. Thank you.
Gioia Uyo. Esemplari, da 15, ma non me ne vedete,
Radicini.
19, Anaïs Nakai. Raquel Pello. Così è come l'ho presa io e a me è andata bene, quindi insomma speriamo che abbiano
accolto ovviamente anche il tuo invito, ma penso che l'hanno fatto, perché sono state giornate stressanti ma anche molto divertenti, nella quale si sono conosciute, bello anche questo dire, no? Dei concorsi di bellezza si conoscono anche tante persone, si creano anche delle nuove amicizie, c'è la competizione, però insomma al di fuori, diciamo, dalla passerella poi si è anche tutte amiche, questo è molto bello. Grazie davvero a Emma, speriamo che la nuova Miss Aurora possa fare il percorso che hai fatto tu quest'anno e che porti degnamente questo titolo, quindi grazie a Emma Bandella. Grazie mille. Grazie ancora a Miss Aurora 2021. Prima però delle premiazioni, io vorrei chiedere ovviamente ai padroni di casa, Elisabetta, Gogarin, prego Elisabetta, so che sei... E allora mi metto qua. Volevamo ringraziarti ancora tantissimo anche per quest'anno, per averci aperto le porte di questa villa meravigliosa. E speriamo insomma di aver cercato, sì, abbiamo cercato anche un po' di far conoscere, no? Le bellezze di questo bellissimo territorio e di questa villa, grazie anche alle ragazze. Quindi grazie davvero ancora per la vostra accoglienza e anche per Marco che è stato squisito in questi due giorni. Innanzitutto ringraziare tutto lo staff di questi due giorni, hanno vissuto le ragazze che sono davvero state splendide, che hanno dovuto contenere l'esplosione di entusiasmo. E quindi grazie per la nostra scelta ancora di Natale, ci auguriamo che diventi un appuntamento bellissimo. E quest'anno, grazie anche al fatto che io sono presidente del consorzio delle mie compagne, che sono a favore della grazie davvero Elisabetta, hai detto benissimo, effettivamente noi abbiamo un patrimonio che merita di essere conosciuto, quindi ben vengono questi eventi e grazie ancora a voi per questa meravigliosa villa. Allora, ci siamo. Siamo arrivati al momento penso più atteso, sicuramente le ragazze ma anche per tutti voi. Siamo curiosi di scoprire chi si aggiudica il titolo quest'anno. Mi sembra vero di essere arrivata quasi alla fine, Manola, te lo dico. Mi sembra quasi vero. Allora iniziamo con la decima classificata, ci mettiamo qui per le premiazioni? Ok. E allora facciamo ancora una volta un grandissimo applauso a tutte le 26 finaliste del concorso. Tutte le varie selezioni sono arrivate a questa ultima tanto attesa finale, questi tre giorni stupendi che hanno passato qui in Villa Ducale. Ma adesso ragazzi è arrivato il momento di scoprire chi si aggiudica il titolo di Miss Aurora 2022. All'inizio ho detto che ci sarebbero state però 10 fasce, abbiamo assegnato questa sera, quindi iniziamo dalla decima classificata. Miss Felicità, premiare, chiamo Paola Pomponio, che ringrazio ancora ovviamente, e salutiamo Patrizia e tutto lo staff di Telecittà che questa sera, vieni qui con noi perché andremo a premiare le ragazze. Allora, la decima classificata, Miss Telecittà vince una pochette di Diamond Padre, il premio Luxury, Studio Luxury 2000 e un premio M&T Shop Online. E Miss Telecittà è Teora Aulaviti. E si aggiudica il decimo posto Miss Telecittà. Complimenti Teora. Complimenti, complimenti a Teora, grazie
classificata Miss Autoscuola Fast e chiamo Andrea di Autoscuola Fast che arriva Fast. E la Miss che riceve la fascia di Miss Autoscuola Fast riceve una pochette da Diamond Padel, un premio Studio Luxury 2000 e il premio Autoscuola Fast e un premio Baby Shop Online. Nona classificata Miss Autoscuola Fast è Thank you.
abbiamo ovviamente Miss Villa Ducale. A premiare abbiamo ovviamente Ilaria. E allora, seconda classificata, Miss Villa Ducale è Gioia Ojo. Davvero dovrà custodire con grande parsimonia. E poi riceve anche la corona realizzata da Gioielli Danieli, la vediamo qui insieme a Mitri Gioielli, anche qui un'opera unica, bellissima, di altri due grandi artisti dell'arte del vetro e ovviamente dei gioielli. E poi una pochette di Diamond Padel, ma anche una bellissima racchetta che è qui, dopo la facciamo vedere perché veramente merita, una racchetta da padel modello Aire, e quindi ringraziamo ancora Emotion, ringraziamo Matteo Carponi per questo bellissimo premio. Un premio offerto da Studio Luxury 2000, un premio offerto da Pigri Gioielli, Pigri Acconciatori, scusatemi. Un videoclip con i ragazzi di Qualco Vento che ringraziamo moltissimo, li ringraziamo perché ci hanno accompagnato lungo il percorso. Non ci sono, però li salutiamo, tanto siamo in diretta, li salutiamo, quindi grazie davvero ai ragazzi di Qualco Vento perché ci hanno accompagnato in tutto il percorso di Miss Aurora. E un premio offerto da Carlotta Meo. E allora,
il nostro DJ Nicoloso che ci